Bella a tutti ragazzi, eccoci qua con l'ultimo episodio della serie Road to World Cup. Partiamo subito. Ma come vi ho fatto vedere, che non me ne sono accorto neanche alla prima vista, mio Suarez e mio Jackson Martinez sono stati uppati, quindi mi ritrovavo con un Suarez 92, una cosa spettacolare, fenomenale. Vi ho fatto vedere, siamo in semifinale. Cazzo, dobbiamo vincerla per forza perché rifare tutto da capo è Sì. devastante. Incontriamo una squadra fortissima e dopo un quarto d'ora andiamo subito sotto di un gol perché a noi non ci piace partire avvantaggiati. Vogliamo essere svantaggiati, cazzo. Vogliamo essere svantaggiatissimi. Poi il suo fottutissimo portiere di merda mi parava qualsiasi tiro. Io adesso ne ho messi due, giusto le occasioni un po' più importanti e me le para tutte. Poi i difensori in questa partita veramente erano a funghi, a rane, a qualsiasi cosa si possa raccogliere. Per i prati veramente squallido. E poi qua arriva la magia di Jackson Martinez finalmente a sbloccare la partita perché stavo diventando molto eretico in questa partita. Le bestemmie si stavano veramente sprecando, una cosa assurda. E poi qua capite il titolo fra un po'. Inizia da qua. Balotelli inizia a sbloccarsi e mi fa vincere questa partita per 2-1. La sua partita è lentissima. È lui che cerca di attaccare, ma io che proteggo bene. Comunque capirete perché anche dalla finale, perché Balotelli mi è andato a vincere la Coppa del Mondo. Comunque andiamo a prendere il pacchetto, quello di merda, gratuito, che ci danno per la super vittoria alle semifinali. Pacchetto in cui troviamo un grande campione, il novantenne Zazarev, Zizor, che cazzo è? E poi andiamo ad aprire i tre pacchetti che ci spettano per la vittoria. Direi che questa serie mi sembra che stia piacendo, sia piaciuta, perché come vi ho detto questo è l'ultimo episodio in quanto vado a vincere. Qua troviamo Zaccheroni, il resto tutti i doppioni di merda. Figurarsi se trovo una merda di giocatore utile per la finale. Io qua stavo realizzando che ero in finale e mi stavo un po' cagando addosso perché ho capito che se la perdevo mi toccava rifare tutto da capo, il girone, gli ottavi, i quarti. Mi stavo svenendo. Qua troviamo l'utilissimo Van Buiten e Koke che però non uso perché non con la mia squadra non c'entra un cazzo, quindi però l'ho provato nell'altro account mio principale e devo dire che è veramente forte, ve lo straconsiglio come COC, spostatelo su come COC perché come CC fa un po' cagare, sinceramente COC diventa uno spettacolo. E qui troviamo Martins. Peccato non averlo trovato prima, così magari ci facevamo la squadra africana, magari ci facevamo una parte africana. Ma ormai avevo Balo, me lo sentivo che Balo in questo episodio faceva il panico. E comunque Italia-Germania, finale. Una squadra che devo dire appena l'ho vista, ho visto quel 53 d'intesa, ho detto, oh mio Dio, come fa questo ad essere in finale? Sì, aveva Eto'o, però non aveva nessun altro. E come sempre, noi partiamo in svantaggio perché i nostri difensori sono dei fottuti rincoglioniti e il mio portiere è zero proprio. Poi come vedete qua, se noi non, la cappellata non la facciamo, non siamo felici, ecco. Diciamo che abbiamo sofferto veramente tanto, questo qua era veramente bravo. Nonostante abbia avuto una squadra veramente di merda, andiamo sotto di un altro gol. E al 40esimo io ero già... Stavo già male, volevo morire. Però qua poi Jackson Martinez tenta, ma il suo portiere è veramente troppo forte. Nonostante noi abbiamo fatto molti più tiri. E qui succede il miracolo. Il miracolo che mi viene in mente di cambiare tutto. Perché veramente stavo maledicendo qualsiasi cosa vedessi. Cambio generale. Cambio di modulo 4-3-3.
Via Vermaelen che mi ha fatto cagare dentro Aufdes, se non sbaglio, poi dentro anche nuovo portiere. E niente, la partita si capovolge completamente, perché qua subito Balotelli va a fare il gol della salvezza, come dico io. Poi qua Suarez inventa un grandissimo passaggio per Balo, e Balo d'esterno a destro fa un diagonale che è qualcosa di spettacolare. E qui ero proprio esaltatissimo, come vedete gli ho fatto anche la celebrazione con la cui zittisco, poi Balo ne fa un altro, veramente, cioè, l'ha vinto lui il mondiale, l'ha vinto Balo il mondiale. E poi Ovedes entra e fa il gol del 4-2, e qui la partita era veramente, il mio avversario non c'era più e poverino lo capisco. Poi Suarez la passa per Vidal, Vidal anche lui nuovo è entrato e fa anche lui un altro gol, 5-2, abbiamo fatto veramente una rimonta da 2-0 a 5-2. Tanta la voglia che c'era di vincere il mondiale, ce l'abbiamo fatta. Gli azzurri vincono il mondiale con Suarez, lol, bellissimo. Gli azzurri con Suarez vincono il mondiale. Come potete vedere, vincitore di 30.000 crediti e 3 pacchetti. Questa è la cosa principale, fottesciga del premio della Coppa del Mondo. Vittoria meritatissima, veramente, l'abbiamo surclassato coi tiri. Andiamo subito ad aprire i 3 pacchetti. Scusate, ho appena ruttato. I 3 pacchetti che spettano, che mi spettano. E poi concludiamo qua la serie. Come potete vedere, Eto'o, vaffanculo. Eto'o e Martins. Ma porca troia, ma trovarli prima? Vabbè, comunque, come potete vedere, ho finito la serie, spero vi sia piaciuta, almeno quanto visto, mi piace, la partecipazione c'era. Adesso andrò avanti a uno squad builder che ho fatto vedere sulla pagina Facebook da caricare, bellissimo, con Ibra, una leggenda che ho trovato in un pacchetto. Poi troviamo il mitico Howard. Che dire, ragazzi? Grazie di tutto, grazie di avermi seguito su questa serie, anche se non è durata tantissimo, meno male. Vi lascio il link in descrizione del mio sponsor di crediti, se volete li comprate lì e non dovete mettere niente, cliccate il link, avete già lo sconto. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite tutti i link che ci sono in descrizione, Facebook, forum, tutto. Ci vediamo con il prossimo video. Bella ragazzi, ciao ciao e grazie ancora.